vecchi e nuovi alunni del liceo scientifico Leonardo oggi si sfidano in una partita di basket in memoria di Alessandro Taibbi, uno studente del Leonardo la cui memoria è ancora viva, presente tra voi. È presente grazie alla generosità e all'interesse del genitore che vuole che si continui a ricordare il nome del figlio. Quest'anno, trattandosi del 20° torneo Taibbi, abbiamo voluto fare qualcosa di speciale. Lui, il dottore Taibbi, lo ha saputo solo all'ultimo momento da me. Abbiamo organizzato una partita tra due rappresentative, una interna di alunni attuali e l'altra di ex compagni di scuola di Alessandro Taibbi. Sono dei quarantenni, in buona forma, e temiamo che le prenderemo. Però l'iniziativa è comunque lodevolissima, perché premierà anche due ragazzi del liceo che si distinguono, e questa è la motivazione, per meriti sia sportivi che studenteschi, scolastici. Alessandro è volato via 20 anni fa, eppure ancora presente il ricordo di questo ragazzo nei suoi compagni di liceo di allora e nelle nuove generazioni. Un ricordo ancora vivo. Il ricordo è sempre vivo, è sempre imperituro, e per noi Alessandro non mancherà mai. Ma la scuola ha avuto la forza, la capacità, il coraggio, la cortesia di tenerlo presente per questi anni, e questo è il maggior regalo, il miglior regalo che io possa ricevere, sia io che Alessandro. Oggi in particolare giocano nella squadra di oggi i compagni di scuola di Alessandro e di scuola di Alessandro. Questo è un regalo che non può trovare giustificazione di termini per dire quanto è bello. Io sono qui ogni anno e vengo sempre grazie alla scuola, voglio continuare a dare questo contributo di ricordo per mio figlio. Lo voglio ricordare ai giovani di oggi, che hanno certamente necessità di avere un punto di riferimento, e continueremo a fare sia la borsa di studio sia la partita di pallacanestro. Ci ha chiamato il professor Elena e in 2 ore avevamo fatto la squadra. Siamo tutti appassionati di pallacanestro, ma soprattutto amici di Alessandro. Sono passati più di 20 anni, però il ricordo è freschissimo, quindi è una festa per Alessandro. Come lo ricordi Alessandro? Ma io lo ricordo simpatico, scanzonato, ragazzo intelligentissimo. Lo ricordo purtroppo anche nella fase brutta, perché ci siamo stati vicini fino all'ultimo. Io ho passato pure un momento difficile e lo ricordo ancora con più particolarità. Voi non lo avete conosciuto, eppure comunque mantenete il ricordo di questo ragazzo. Cosa vuol dire questa iniziativa per voi? Innanzitutto è un modo per tenere con noi il ricordo di Alessandro. Abbiamo con noi la classe di Alessandro, loro che hanno giocato con lui a basket, che l'hanno conosciuto, ed è bello stare qui tutti insieme a ricordarlo.